Carissimi tutti, bentrovati. Allora, come promesso, facciamo l'ultima tranche estiva sull'improvvisazione. Allora, due contributi, insomma, questo e il prossimo. Come vi avevo annunciato, probabilmente sarebbero diventati due per via del fatto che vorrei che fossero piuttosto brevi, sia uno che l'altro, per lasciarvi più spazio possibile per i vostri esperimenti. Però a distanza di una settimana, serrato, in maniera tale che io oggi vi do qualche consiglio che segue rispetto a quello che avevamo già visto nelle scorse puntate di questo mini corso, e la settimana prossima chiudiamo l'anno sociale del canale in bellezza, dove, cioè con un video nel quale vi darò, vi fornirò uno schema per poter fare la vostra prima improvvisazione formale, che voi potrete usare su mia responsabilità. Rispondo io, tanto non credo che nessuno mi mandi a casa la polizia per farmi arrestare in caso che non venga bene. E voi però se, col prossimo video sarete autorizzati a usare lo schema di improvvisazione che vi darò per fare il sottofondo alla comunione in chiesa, a messa, perché uscirà per forza. Allora, riprendiamo un attimo quello che avevamo visto le volte scorse. Se vi ricordate, avevamo trattato quattro scale, scala né maggiore né minore, ma scala lidia, cioè avevamo visto Do maggiore con il Fa diesis, poi avevamo visto Mi bemolle maggiore con il La bequadro, dove La dovrebbe essere diesis, perché Mi bemolle maggiore sarebbe così, ma questa vuole essere una trasposizione della precedente, per cui il Mi bemolle maggiore diventa con il La bequadro, sì. Quella di Fa diesis Lidia, che è sostanzialmente tutte nere più una bianca, cosa che avevamo già visto ab origine mundi. Scusate se c'è anche il Do, quindi avevamo sdoganato anche la seconda bianca, cioè il Do, però a patto di tenere il Fa inchiodato, vi ricordate? E poi avevamo aggiunto anche la maggiore Lidia, quindi la maggiore sarebbe così, ma io l'ho già fatta Lidia, con il Re diesis. Ecco, dopo avevamo imparato prima a vagare un po' su uno, poi a vagare un po' sull'altro, poi su uno sull'altro, e poi avevamo tentato qualche miscellanea verso la fine dell'ultimo video dedicato a questa tranche di lavoro. Adesso, oggi, consideriamo un'altra cosa. Su ognuna di queste scale ci sono diversi accordi, naturalmente, come in ogni scala che si rispetti. Per cui ci sono delle triadi. Ma noi adesso non facciamo un'analisi armonica andando a vedere su ogni grado di queste scale che cosa c'è. Isoliamo un accordo ogni scala. L'accordo che isoliamo è questo. Impariamo anche un po' di musicalese. Triade maggiore più settima maggiore. Accordo di settima maggiore. Ok? Questo qua. Triade maggiore, settima, come la trovo la settima maggiore? Beh, l'ottava sarebbe questa, la diminuisco di mezzo, trovo la settima maggiore. Ok? Questo è uno. Con questo accordo, io adesso mi accorgo che posso fare delle cose. Posso fare dei micro movimenti con ognuna delle note di cui è fatto. Ricordatevi che Fa diesis. Allora, questo è un esercizio che potete anche naturalmente miscelarli, i più arditi, per grado congiunto.
L'accordo è sempre lo stesso, cambio una sola nota. Ne aggiungo anche magari una, se volendo, ma questo non fatelo a casa, fatelo soltanto durante il video. Ecco, questo è un esercizio, per cui quando fate questa, questa breve sessione, non avete, cioè, datevi, non sentitevi addosso la responsabilità del lato creativo, cioè mettetevi lì e provate a muovere una nota alla volta del vostro accordo, che abbiamo imparato a essere appunto triade maggiore più settima maggiore, accordo di settima maggiore. Andiamo a vedere lo stesso accordo anche sulle altre scale, sempre uno per ogni scala, quindi avremo un totale di 4 settime maggiori. Sul Mi bemolle, triade maggiore, sarebbe ottava, settima maggiore. Stesso giochetto. Ricordatevi che la è quadro. Cercate di mantenere il legato assoluto, compatibilmente col fatto che se dovete usare lo stesso dito sarà un legato assoluto ma relativo. E anche qui vi divertite un po'. Non interrompo il flusso della non musica, cioè dell'esercizio, e passo direttamente all'altra quadriade. Si chiamano quadriade perché sono fatte da quattro suoni, quella, cioè la settima maggiore, che nasce sulla prima nota della scala di Fa diesis Lidio, quindi su Fa diesis. Vedete, triade maggiore, settima maggiore, e insisto a vagolare con due note come riesco, anche sfidando un po' l'indipendenza delle dita, sempre ricordandosi, non è solo una strana, ma va bene lo stesso. Ok, che qua ricordiamoci che c'è, io prima forse me ne sono fregato, c'è il Do bianco, perché è una scala lidia, anche se poi a un certo punto, trattando gli accordi in questa maniera, possiamo anche non dare tutta questa importanza al fatto che sia una scala lidia o una scala maggiore. E ci abituiamo quindi a fare questo stesso giochetto tipo ragnetto sulla tastiera con quest'altro accordo, che abbiamo visto essere la trasposizione di un primo accordo, che è questo. Trasposto prima qua, poi qua, ultima su La. È importante che facciate tutto con la mano sinistra per adesso, sforzandovi anche un pochettino. Magari lasciando una nota ogni tanto, nessuno chiama i carabinieri, trovando anche verticalismi insoliti. Ecco, fatto che avete su questo, ci passate un po' di tempo. Quindi abbiamo visto che noi stiamo sostanzialmente trattando scale o singoli accordi, in questo caso, che si trovano su una quadriade diminuita. Noi stiamo indagando questa quadriade, che è fatta da due tritoni, ovvero sia da queste terze minori. E le stiamo usando, cioè stiamo usando ognuna di queste note come nota generatrice, forse in italiano, di scale e o accordi. In questo caso scale e accordi, nel senso che gli accordi sono anche insiti nelle scale. E adesso abbiamo trovato che mettendo delle settime maggiori su ognuno di questi gradi abbiamo questa suggestiva consecutio di verticalismi. Potete evidentemente andare avanti per tutta l'estensione della tastiera. Vi abituate a farlo con la mano sinistra. Quando sarete diventati strabravissimi a farlo con la mano sinistra, adesso lo è no, come nostra consuetudine, stoppate il video e vi mettete lì e potete riprendere, mettere un segnalino al minuto che siete arrivati. Per adesso questa è una prima sessione che potete far durare il tempo
vostro. Vi ricordo sempre che il tempo giusto per quanto concerne l'improvvisazione è il vostro tempo. Il vostro tempo è il tempo esatto. Né un minuto di più, né un minuto di meno. Dovete prendervi tutta la libertà che avete. Che perché, almeno in queste cose qua, già che siamo costretti da milioni di cose là fuori, almeno qua divertiamoci. Quindi buon lavoro. Avete fatto con gran successo, avete la mano che è diventata un polipo ambulante che riesce a muoversi dappertutto sulla tastiera, benissimo. Allora, se vedete che sono di buon umore oggi è perché oggi c'è il sole. Ci fosse sempre il sole, io sarei sempre di buon umore, purtroppo non è così, e quindi mi beccate anche Maestro Pochetto con l'umore nero ogni tanto. Vai, d'altra parte. Vabbè, niente, lasciamo stare il clima. Allora, quindi adesso io mi aspetto che abbiate preso un pochettino di dimestichezza con questa cosa. Adesso ne aggiungiamo un'altra. Ringrazio intanto mia moglie e ci scusiamo entrambi se per caso dovessero esserci degli smottamenti durante le inquadrature, ma purtroppo questo genere di video non posso farlo con il cellulare blindato sul cavalletto, perché evidentemente si ci deve spostare per vedere prima la mia brutta faccia, poi gli accordi che si muovono. Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Abbiamo visto quindi questi accordi. E ne ripassiamo ancora. Ricordo, sulla quadrille diminuita che parte da Do, settima maggiore che parte da Do, settima maggiore che parte da Mi bemolle, settima maggiore che parte da Fa diesis, settima maggiore che parte da La. Adesso, come nel jazz, voi pestate giù l'accordo alla brutta maniera e lo lasciate lì in pace. Casomai, se volete, potete ogni tanto muoverlo o anche rivoltare. Adesso vi insegno un'altra cosa invece che non vi ho detto prima. Prima vi ho fatto vedere dei micro movimenti di ogni parte. Vedete perché non posso fare un video solo? Perché dopo mi vengono in mente le cose intanto che le spiego e così mi frego da solo. Allora, ma voi non potete anche fare un altro tipo di giochetto. Potete anche arrotolare l'accordo su se stesso in questa maniera. Questo è l'accordo dello stato fondamentale, ma io posso prendere questa nota e flipparla qua. Una volta che ho fatto questo, lo stesso giochetto posso farlo con questa. E va a finire qua. Stessa roba, questa, e va a finire qua. Poi se prendo questa e la mando qua, torno da capo, che era questo. Ok? Ovviamente posso anche farla andando indietro. Quindi prendo questa e la metto qua. Questa e la metto qua. È un giochino, eh? Tipo la dama, spostate le pedine nelle caselle che potete. Allora vi propongo questa seconda tranche di esercizi nella quale voi arrotolate l'accordo. Non state a fare salti, tanto poi questa pratica qua vedremo che può anche essere parzialmente oziosa, però cercando di mantenere il legato assoluto, questo è molto buono anche per la tecnica. Mai troppo in basso però, mai oltre il Do 13, mai più in basso del Do 13, mi raccomando, se no borbotta tutto. Cioè lo fate sugli organi antichi con la viola 4 bassi, allora sì, ma sugli organi moderni no. E anche qui attorcigliate l'accordo su se stesso, quindi questa nota va a finire qua, questa va a finire qua, questa va a finire qua, e se ne fate ancora un giro, questa torna qua e siamo ancora a questo punto. E da qui poi fate il giro al contrario. Se poi dovete staccare un attimo le note, non muore nessuno, eh. Però l'importante è che prendiate la manualità di trovare quelli che si chiamano poi i rivolti degli accordi, no? Quindi noi sappiamo che in questo ne abbiamo nascosti diversi altri, che non cambiano l'armonia, il suono è sempre lo stesso, però mi danno quel po' di movimento che io poi posso utilmente impiegare mentre improvviso. Stesso giochetto con questo. Sento che sono tutte nere un pochetto più facili, anche perché se ne cannate una non succede niente, c'è solo una bianca, tutte le altre alla massima farete così e non succede assolutamente nulla. E anche là, se andate su non è un problema, se andate giù sì. Qui potete arrivare
in rivolto qua al massimo, c'è una nota che intanto non mi suona. Questo è un, anche però un po' grave. Andiamo qua. E quindi adesso vi abituate a questa seconda a questo secondo giochino. Quindi prima quello di giocare con le note vicinori a ognuna delle quattro che formava l'accordo, adesso invece di fare i rivolti dell'accordo, quindi mettendo sempre la nota del basso sopra, poi sotto per tornare a casa. In un andirivieni continuo, che però poi dopo preso a pillole vi servirà, saprete settimana prossima per fare cosa. Buon lavoro! Fatto, avete fatto, vi siete impratichiti bene con la mano sinistra. Oggi avete visto che la mano destra già assapora le vacanze che arrivano. Invece la mano sinistra è il plus lavoro. Queste sono cose che succedono anche nella vita normale. Allora, adesso facciamo quest'altro tipo di esercizio. Ecco, qui vi raccomando la pazienza più che altro, perché dobbiamo fare delle capriole per fare le inquadrature. Allora, io adesso con la mano destra, dagli, buonasera, con la mano sinistra, farò i quattro accordi che abbiamo concordato fino adesso. Cioè questo... andando indietro. In questa fase di lavoro me ne fregherò di fare i movimenti che vi ho fatto fare prima. Quelli li mettiamo nel cassetto perché saranno utilissimi, utilissimi, ma per adesso invece me ne frego, perché voglio che il focus si sposti sul pedale. Allora, pesto giù l'accordo tipo pianola buontempi, proprio così, e mi muovo col pedale. Sulle note dell'accordo Mi, Sol, Si, Do, Si, ma anche quelle vicini, perché no? Ho saltato il Fa, l'ho fatto apposta. Il Fa che cosa, come ci comportiamo? Lo facciamo diesis, perché è scala lidia, eh? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto già tantissimo. Ci siamo abituati prima a fare un minimo di movimenti all'interno dell'accordo in maniera tale da farlo brulicare un pochetto. Ci siamo abituati a fare i rivolti, poi abbiamo messo in un cassetto tutte e due le cose e ci siamo concentrati sul fare i movimenti al pedale. Ma nei movimenti al pedale, ecco, adesso dovremmo cercare di mettere tutto assieme. Cioè voi potete stabilire le prime volte senza che ci sia un tempo fisso. Stabilite che partite col Do,
anche per i movimenti con le sole mani. Poi a un certo punto, o con una nota comune, o perché vi gira, le cambiate tutte, passate a un altro. Muovete un po' di cose. E poi ancora un altro. Tenendo sempre un po' il tempo, no? Potete anche mettere un metronomo, tanto adesso ci sono quelli sui cellulari che sono comodissimi. Non dovete seguire un ordine. Possono essere fatti a casaccio. Cioè, i quattro accordi non devono essere in quest'ordine. Possono essere così, così. Ripetersi, potete fare tutto quello che volete, ogni concatenazione all'interno di questi quattro accordi sarà sempre buona, è impossibile, non potete, qualunque cosa facciate suonerà sempre bene. Quindi imparate quindi a concatenare, adesso sto facendo una cosa pedestre, cioè battute di tre quarti con un movimento di volta e basta. Do, di, do. Questo adesso sto anche pasticciando, questo saprebbe farlo anche mio gatto, vedete, ho fatto in maniera tale da avere sempre battute di tre quarti, potete farlo anche più libero, o potete anche misurarlo. La stessa cosa col pedale, alla fine abituatevi a passare da uno all'altro senza soluzione di continuità. Armonico, cioè ecco, il ritmo armonico ogni quanto cambia l'accordo in base a che cosa lo cambio, è come vi pare a voi per adesso. Dopo nello schema invece vi darò qualche paletto in più in maniera tale che abbiate anche una forma in qualche modo regolare, ma intanto che ci si abitua dovete mettere a posto una cosa per volta, naturalmente, se no si rischia come quando si fa ordine, se prendo e voglio sistemare tutto senza prima trovare il giusto ordine nelle cose, naturalmente l'ordine che avrò fatto dopo sarà peggio del macello che ho trovato prima. E qui la stessa cosa. Quindi prima bisogna imparare con l'ottica del Feldenkrais in qualche modo un movimento alla volta. Dopo si metteranno tutti quanti assieme. Ecco, adesso questi, avete visto che a schermo sono andati anche ogni volta l'accordo e la scala. Potete tenerli davanti agli occhi anche voi le prime volte. Non è il caso che abbiate a memoria tutto subito, dopo però vanno tolte. Come vedete vi sto cercando di impedire in tutti i modi qualsiasi cosa che sembri note sul pentagramma, anzi magari non le metterò neanche, adesso sto girando il video, magari metterò il siglato, perché voglio proprio evitare il discorso perché ho il terrore di farmi scrivere note. Si porta dietro una serie di associazioni che non vanno bene. Bene, allora per oggi è finito, è venuto già bello sostanzioso. Ci vediamo tra 7 giorni, 8 giorni per la verità, a oggi, per vedere come tra tutto quello che abbiamo fatto prima e questa fase di lavoro che discende direttamente, come avete visto, da quello che abbiamo fatto prima, come fare per confezionare un primo pezzetto improvvisato spendibile in esecuzione. Buon lavoro e buona musica a tutti. Arrivederci.